Il 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Salute Mentale, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale e mobilitare gli sforzi a sostegno dei disagi psichici. Per l'occasione, il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze della ASL di Nuoro ha aderito all'Open Day per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure. La giornata di oggi ha un'importanza fondamentale, molto significativa, perché rappresenta l'apertura dei servizi che quotidianamente si occupano e che sono ogni giorno aperti a ricevere la richiesta della popolazione, ma c'è l'incontro diretto tra i servizi e la popolazione. Ed è particolarmente significativo che noi stamattina eravamo appunto al servizio e poi di pomeriggio abbiamo voluto trasferirci proprio qui all'Exme, al centro della città, per indicare come è fondamentale questa compenetrazione tra i servizi della sanità e la cittadinanza. La giornata ha previsto due momenti: al mattino presso l'ospedale Zonchello con lo sportello informativo per la popolazione e il pomeriggio all'Exme. Questo è fondamentale per tutta la sanità pubblica, a maggior ragione per la salute mentale, perché la persona che ha una sofferenza, una fragilità della salute mentale ha una compromissione in alcuni momenti di tutte le aree, dell'area della relazione, l'area sociale, l'area lavorativa, e quindi è fondamentale che nell'aiuto i servizi della salute mentale collaborino. Le attività del pomeriggio avevano lo scopo di condividere momenti di incontro e dialogo. Questo è fondamentale, che il paziente che ha superato una grave fase di malessere, appena si riprende, poi ha bisogno di riprendere la quotidianità, riprendere le sue relazioni, i momenti di svago, i momenti appunto di rilassamento, come può accadere qui all'Exme, o l'impegno lavorativo.